Vogliamo fare un live sermone. Benissimo. Allora. Sa. Ok, eccoci qua. Allora, cominciamo subito. Benissimo. Ok. Allora, aspettiamo qualche minuto. Allora, pace sì. Giuseppe. Ok. Perfetto. Ok. Allora, salve a tutti, benvenuti. Ok, vogliamo aspettare 2 minuti. Aspettiamo 2 minuti e poi cominciamo subito. Pace, pace Aurora. Amen, gloria a Dio. Bene. Poi man mano completeremo anche il titolo, perché adesso ho messo la prima parte del titolo, poi vediamo che altro ci può venire in mente. Amen, gloria a Dio. Allora, sono 98 secondi, gloria a Dio. Vogliamo fare un sermone che ho in mente da 2 o 3 giorni, circa, sì, 2 massimo 3 giorni, che stava, come dire, attraversando la mia mente questo oggetto, e adesso pochi minuti fa l'ho messo, come dire, nero su bianco, ho fatto alcuni appunti, gloria a Dio, e vogliamo meditare su questo. Però prima mi voglio fare, abbiate pazienza, mi voglio fare un paio di risate insieme a voi. Allora, pace Alessandro, Dio ti benedica. Amen. Eh sì, voi sapete che anche io ho il mio caratterino, come tutti gli uomini, e ogni tanto prendo in giro le capre. E che devi fare? Sono fatto così, più forte di me, non ci riesco a non prenderle in giro. Ahimè, ho questo debole. Elia anche prendeva in giro le capre, sapete? Eh sì, Elia la sapeva lunga. Mi piace molto Elia come figura. Quando prendeva in giro le capre, no? Che adoravano Baal. Pace Giovanni. E gli diceva, ma che fa il vostro Dio? Dorme? Andiamo a svegliare se dorme. Eh sì, Elia è un mito. Allora, benissimo, vogliamo cominciare. Amen, gloria a Dio. Bene, iniziamo subito. Prima di iniziare, l'ennesima, diciamo, barzelletta delle capre. Un altro dei motivi per il quale io non sono attendibile, no? Perché secondo alcuni io non sono attendibile, per esempio quando io denuncio Torben Sondergaard, beh, io non sono attendibile. Ovvero quando denuncio altri non sono attendibile. Sapete qual è il motivo? Perché dietro di me si trovava il candelabro. E siccome dietro di me, là sul termosifone, si trovava il candelabro, questo è il motivo per il quale io non sono attendibile. Allora, che cosa ho fatto io? Ho levato il candelabro da dietro di me e l'ho messo davanti. Quindi, mettendolo davanti, mo dovrei essere attendibile. Se il candelabro dietro di me fa sì che io non sono attendibile, mettiamolo davanti, vediamo se spostando il candelabro
Divento attendibile. Voi che ne dite? Che ne dite? Dice, c'ha il candelabro. Questa figura. Che c'ha il candelabro? Che cosa c'ha? Il candelabro è, per chi capra è ignorante, che non capisce niente, no? La parola di Dio. Noi la leggiamo dalla Genesi all'Apocalisse e ciascuno secondo il proprio dono la studia, secondo quello che può fare, secondo le proprie capacità. Il candelabro è una figura importante che ha molti significati, una infinità, così come l'arca ha tanti significati, così come il tabernacolo ha tanti significati. Quindi, che cos'è il candelabro? Il candelabro è mille cose, mille, non una, mille. Per esempio, la parola di Dio comincia con sette parole. Ecco qui, il candelabro, vedete, suona pure, ha sette luci. E si comincia con le prime parole della Bibbia, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Haaretz. Ecco qua. Quindi il candelabro cosa rappresenta? Le prime sette parole. Cos'è la parola? È Cristo. Ecco qua. Poi rappresenta il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo giorno della settimana. Il primo giorno è principio, l'ultimo giorno è riposo, Shabbat. Quindi il primo e l'ultimo è Cristo. Tutto qua. Non c'è niente di strano. Cosa c'ha di strano? Il candelabro è luce. Cos'è la luce? Dio è luce. Gloria a Dio. Il candelabro è d'oro massiccio, tutto d'un pezzo. Ecco qui che rappresenta la deità di Cristo. Ma che altro rappresenta il candelabro? Il candelabro rappresenta 10.000 altre cose. Ma tu l'hai messo dietro di te e mo l'ho messo davanti. Ecco, tutto qui. Dice perché? Ah, perché? E beh, ma è il perché? Il perché ho messo il candelabro? Guarda, ti rivelerò la mia privacy, alla quale ci tengo tanto. Sapete perché io, Alessio Evangelisti, ho messo il candelabro dietro di me? Sapete perché? Perché mi piace. E siccome mi piace, io l'ho messo. Tanto più che è un candelabro riscattato. Qualcuno dirà, ecco, ha utilizzato una parola, riscattato. Sì, è stato riscattato dal secchio della monnezza, perché qualcuno l'ha buttato nel secchio della monnezza, è passato uno, l'ha visto e l'ha presa. Ha detto, Ale, lo sai che ho trovato un candelabro nel secchio della monnezza? Davvero, o vuoi? E dammelo de corsa. Ecco qua, questo è un candelabro riscattato. E mi piace. Oh. Siccome mi piace, io lo mettevo sul termosifone. Poi me ne sono stufato e non ci ho messo più. Poi è arrivata una capra di questi de Sondergaard. Alessio non va ascoltato perché c'è il candelabro di dietro. Ecco, mo ho messo davanti. Vediamo se così mi ascolti. Che ne dite? Lo so. Non cambierò mai. Vedete quanto sono capri? Poi dicono che io li prendo in giro, ma non so io che li prendo in giro, sono loro capri. Io non c'entro niente, io semplicemente, come dire, non faccio altro che raccontare quello che loro fanno e dicono e se commentano da soli, tutto qua, questo è in candelabro, ecco, non c'è niente di, oh, che c'ha la magia. No, noi non crediamo alla magia, questo è un candelabro, si chiama menorah. Perché c'ha sette braccia, poi ce ne sta un altro che ce n'ha nove e c'ha un altro nome che non mo ricordo. Ma allora, chissà cosa penseranno ora ste povere caprette? Ma perché pensano ai capri? Aurora, tu pretendi molto da questi. La capra non può pensare, perdonami se oso, perché la capra dentro al cervello c'ha un tombino. Dentro al tombino c'ha tre bacarozzi. Di questi tre, due girano la corda e il terzo salta. Ecco qua, questa è la capra. Come può una capra pensare? Non può pensare.
Oh, abbiate pazienza. Dice a lei, questa volta è questa volta. Io pure c'ho il mio caratterino e poi quando sento veramente le sciocchezze mi viene fuori quello che io chiamo lo spiritello di Elia. Mi metto a prenderli in giro. Ma è la verità, perché c'è molto da imparare sul candelabro. Non so se farò mai un video. Se tu studi attentamente il candelabro è una delle tante prove che i libri deuterocanonici inseriti dalla Chiesa cattolica non fanno parte del canone biblico. Perché se tu ti metti a studiare il candelabro, noterai che nel suo unico pezzo ha 66, mi ricordo come si chiamano, pomelli, mi sfugge il termine, ha 66. Siccome il candelabro, tra le tante cose, rappresenta la parola di Dio, guarda caso la parola di Dio è conformata da 66 libri, esattamente come il candelabro. Ti devi mettere a contarli. Io me l'ho fatto, c'ho lo schemino con tutto quanto. Se tu conti, tot numero qua, ma adesso vado a memoria, per me è impossibile ricordarmelo, a memoria, li conti e arrivi fino a 66. Infatti, la parola di Dio, che è tutta un pezzo, non sono più pezzi, è un pezzo, Antico e Nuovo Testamento, sono un solo pezzo, pur essendo Antico e Nuovo, così il candelabro dovete essere costruito su un solo pezzo e non poteva essere diviso, e quindi questo Antico e Nuovo Testamento è conformato da 39 libri veterotestamentari più 27 neotestamentari. Ecco qui che è tutto un pezzo. Quindi quando noi ci mettiamo a investigare queste ricchezze della parola di Dio, che sono misteri, scopriamo tante cose. Per esempio l'arca stessa del patto era fatta come? In legno. Quindi, essendo fatta in legno, ha un significato, ma questo legno era ricoperto in d'oro. Quindi, essendo ricoperto d'oro, questo significava un'altra cosa. Infatti l'arca, da dove usciva fuori la parola del Signore, nell'Antico Testamento, che si trovava nel luogo santissimo, l'arca rappresenta il Signore Gesù Cristo. Infatti era fatta di legno perché l'uomo, il figliol d'uomo anche, quindi, veniva raffigurato da alberi, da piante, quindi da legno. Ecco qui che il legno rappresentava l'incarnazione del figliuolo dell'uomo, e l'oro tutto ricoperto d'oro rappresentava il fatto che al contempo era anche divinità, era anche Dio. A sua volta qua dentro c'erano tre cose, ovvero la manna, ovvero la verga di Aronne, che poi germogliò, appunto il germoglio, ovvero anche la parola, ovvero i 10 comandamenti. Anche qui abbiamo tre in onore della Trinità e altre tre cose che rappresentano puntini, puntini, puntini. Quindi tutto questo ha un significato ed è bene studiare tutte queste cose. Chi ha, diciamo, questa predisposizione, questo interesse, eccetera, 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 che non ce l'ha, semplicemente bypassa. Ma andare a colpire il ragionamento di una persona in virtù di un candelabro che si trova dietro, voglio dire, cioè non è che io ho fatto vedere chissà che cosa, è un candelabro, sta nella Bibbia. Mi piace e ciò ometto. Punto. Pensate, la gente, io dico, la gente si è giocata la testa. Oggigiorno la gente si è giocata la testa. Bene, questo è il candelabro, oggi ci farà compagnia per tutto quanto il video. Benissimo. Allora, vogliamo invece adesso parlare di cose veramente in maniera più seria, e vogliamo passare alla parola del Signore. Benissimo. Allora, Esodo 3. Vogliamo parlare di un argomento molto importante. Un argomento che... Ok. Un argomento che ci interessa. Allora, io vorrei condividere con voi, adesso veramente facciamo i seri, ora scusate se ho tirato fuori la mia umanità, gloria a Dio, ma non ho peccato nel farlo, e
Vogliamo invece adesso essere seri a me. Allora, io vi vorrei raccontare la storia di un uomo, quest'uomo si chiamava Mosè. Quest'uomo rappresenta, è figura del Messia che doveva venire, ci sono state altre figure, tipo Giuseppe, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quest'uomo, è, come tutti gli uomini, non è stato infallibile, e questa sua infallibilità ci serve a noi come esempio. Infatti è scritto che le cose che sono state scritte, sono state scritte per nostro ammaestramento. Benissimo. Bene, prima di andare avanti vogliamo fare una piccola preghiera. Signore, ti preghiamo, Padre, che tu possa guidare il nostro parlare, Signore. Guidaci, Padre, riempici del tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per tutti i presenti e per quelli che vedranno questo video, Padre. Per le loro famiglie, per le loro vite, Padre, ti mettiamo davanti questo mondo, Padre, tutti gli abitanti di questo mondo, Signore. Ogni cosa te la chiediamo, nel nome di Gesù Cristo, tuo figliuolo che tu hai benedetto e innalzato in eterno. Amen. Bene, tutto quello che diremo, faremo, leggeremo, lo diremo, lo faremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Amen. Allora, ci sono alcune cose che io nell'arco di questi anni che ho di fede ho ascoltato e purtroppo delle volte noi uomini, come è scritto, facciamo discorsi d'uomini e questo non va molto bene, quindi dobbiamo sempre migliorare. Benissimo. Uno dei tanti discorsi che le mie orecchie hanno dovuto sopportare è la seguente frase, ovvero affermazione. Riferendosi a un ministro. Ma se non se la sente più di proseguire, se non se la sente più, non deve fare altro che dimettersi. Dimettersi? Sì, si dimette. Se non vuole continuare a svolgere questo ministerio, non deve fare altro che dimettersi. Quale ministerio? Non ha importanza adesso. Prendiamoli tutti e cinque. Dio ti dà un ministerio, che sia dottore, che sia evangelista, che sia missionario, che sia pastore, che sia profeta nel senso di insegnare, predicare, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero non esiste il ministero profetico delle nazioni, però ancora oggi la profezia esiste e tutto quanto, ma non è un ministero per le nazioni tipo David Howard e tutta sta gente qua che ha patti satanici. Insomma, se Dio ti dà un ministerio, no? E poi tu non te la senti più di proseguire, secondo alcuni, che si rimetta. Ora, se me lo dice uno che ha 3 anni di fede, ma neanche 3 anni, 6 mesi, 6 mesi di fede, posso anche capire che l'ignoranza, diciamo, ci sta. Deve essere ammaestrato, non conosce bene la parola di Dio, non conosce la volontà di Dio, deve crescere, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sta. Ma se me lo dice uno che ha, non dico 10, non dico 20, ma 30 anni di fede, e non sto scherzando, io ho sentito dire queste cose a persone che avevano 30 anni di fede, io mi inizio un pochino a preoccupare. Allora vorrei portarvi un pochino, ho scelto questo esempio che è Mosè. E non ho mai sentito un approccio, diciamo, fatto in questa maniera. Ho sentito parlare diverse volte di questo episodio, ma in questa maniera, simile sì, ma non proprio in questa maniera. Quindi farò un qualcosa che per me è nuovo, anche per me è nuovo. Gloria a Dio. Bene, allora, vogliamo iniziare. Allora, siccome è molto lungo, io vorrei un pochino sbrigarmi.
Quindi qui c'è tutta la storia di Mosè e dice: ora Mosè pasturava la gregge di Jetro. Voglio leggere veloce e salteremo per motivi di tempo. Mosè pasturava la gregge di Jetro, era sacerdote di Madian ed era suo suocero. Guidando la gregge di Jetro al deserto, pervenne alla montagna di Dio, ovvero Horeb, e l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. L'angelo del Signore è Gesù Cristo, per chi non lo sapesse. Ne abbiamo parlato in qualche parte. Quindi gli appare in mezzo a un pruno, egli lo guardò ed ecco il pruno ardeva in fuoco, eppure il pruno non si consumava. Mosè disse: ora io andrò là e vedrò questa grande visione per la qual cagione il pruno non si bruci. Ora il Signore vide che egli era andato là fuori di via per vedere quella visione. Iddio lo chiamò in mezzo al pruno: Mosè, Mosè. Egli rispose: eccomi. Iddio disse: non appressarti in qua, tratti le scarpe dai piedi. Fermiamoci qua. Mi è venuta in mente una cosa. Facciamo attenzione a come ci approcciamo al Signore. Il Signore è sempre il Signore. Anche se noi abbiamo tanta confidenza con il Signore, perché Lui è morto per noi, quale grande amore! Sì, ma resta sempre il Signore. Facciamo attenzione a come ci rivolgiamo a Lui, come Gli parliamo, come parliamo di Lui, come tagliamo la parola di Dio, come facciamo passare il male, come dire, tanto non siamo tutti perfetti, sì, non siamo tutti perfetti, ma attenzione poi a far passare l'apostasia. Tutti sbagliamo, siamo d'accordo, ma poi far passare l'apostasia confondendo gli altri credenti, occhio, un nome su tutti, David Howard e tanti altri. No, ma non siamo tutti perfetti, io sono il primo a dirlo, ma un conto è essere imperfetti, un conto è essere apostati. Allora, le imperfezioni dei fratelli ci sta, ma l'apostasia è un'altra roba. Quindi che Dio ci dia luce, attenzione a come, anche perché tanto più quando abbiamo la responsabilità che ci sono credenti che ci ascoltano. Io più vado avanti e più lo confesso, mi sto un pochino ghiacciando. No, perché io sono uomo, sto cominciando a sentire un pochino, come dire, qui ci sono persone, anche giovani, che ti seguono. Se io dico una parola sbagliata, ne dovrò rendere conto a Dio. Sento un pochino il peso, la responsabilità, e un pochino questa cosa, in senso buono del termine, mi fa riflettere. Quindi gloria a Dio per questo. Facciamo molta attenzione, lo dico con amore. E ecco qua che il Signore si presenta, perché Dio si è presentato a questo mondo. E Dio si è presentato a questo mondo. Si è presentato persino a Nabucodonosor, il più grande empio. Si è presentato, Dio si presenta al mondo, ma il mondo lo rifiuta. Infatti Babilonia ha rifiutato il Signore, l'ha rifiutato e ha calpestato, abbiamo visto in Daniele capitolo 5, ha rifiutato i suoi statuti, i suoi decreti e lo ha bestemmiato. Ecco perché Babilonia è stata distrutta, ecco perché la nuova Babilonia, l'ultima Babilonia sarà distrutta. E perché non solo l'ha rifiutato, ma pretende di portare gli statuti di Dio. Ma stiamo scherzando, gli statuti di Dio possono essere portati intanto da Dio stesso, perché la parola l'ha portata Dio stesso, Gesù, e poi l'ha affidata alla Chiesa di Gesù Cristo. Ma attenzione, la Chiesa di Gesù Cristo non è in grado di portare la parola di Dio da sola. Ecco qui che gli è stato donato lo Spirito Santo. Attenzione, occhio a queste cose. Quindi Dio si presenta. Se Dio non si è presentato a te, fai attenzione. Gnostico di turno, che pretendi di portare la parola di Dio, quando tu non hai questo, il candelabro, e non è un pezzo di ferro, il vero candelabro è il Signore stesso, che Cristo ti sgridi.
Poi continua, dice alcune cose che ora io bypasso per motivi di tempo, potete leggerlo. E poi il Signore dice: io sono sceso per riscuoterlo nelle mani degli egizi. Egitto nella scrittura rappresenta il mondo. Vedete, ogni cosa rappresenta qualcosa. Mosè è un tipo di Cristo. Egitto rappresenta il mondo. Il candelabro rappresenta questo. L'arca rappresenta questo. Il tabernacolo rappresenta questo. Canaan rappresenta questo. La Canaan celeste, la Gerusalemme terrena. Ogni cosa nella scrittura ha un suo significato, un suo simbolismo, e il fatto che rappresenta qualcosa non significa che la Bibbia sia allegorica, perché quel qualcosa esiste veramente. La Bibbia è tutta nero su bianco ed è tutta letterale. Quindi Gesù è venuto per liberarci dall'Egitto, per farci uscire fuori dall'Egitto, per farci uscire fuori dal mondo, per farlo salire da quel paese in un paese buono, che è Canaan. Per loro era Canaan, per noi è la Canaan celeste. Cercate la parola celeste nel Nuovo Testamento, vedrete quante volte appare questa parola e vedrete che significato ha. Noi siamo i celesti, anche noi, perché il Padre celeste, tale il Padre, tale siamo noi, nel senso che siamo figli suoi, e quindi noi siamo, come dire, i figli del Padre celeste. La vocazione viene chiamata la vocazione celeste. Attenzione. E quindi erano oppressati da questi cananei, da questi tei, amorrei, feresei, ivei e molte altre. Ma l'ordine di distruzione posava solo su 7 nazioni. Le altre no. Però, cioè, dovevano proprio essere uccisi e sterminate queste 7 nazioni. Poi ce n'erano altre. Ma la distruzione doveva avvenire su queste 7 nazioni, le quali e Gebusei dovevano fuoriuscire. Ora dunque, ecco le grida dei figliuoli di Israele sono pervenute a me. Tutti quelli che si trovano in Egitto gridano. Non hanno pace e hanno angoscia. Anche ho veduta l'oppressione con la quale gli egizi lo oppressavano. Il mondo ti oppressa, ti offre droghe, alcol, pseudopiaceri, tutte queste cose ti oppressano, ti fanno star male, non ti daranno mai pace, ti daranno paure e quant'altro. Perciò vieni ora, io ti manderò a Faraone. E quindi lo mandò nel proprio nome, l'angelo del Signore, io ti manderò. Vedi come l'angelo del Signore decreta, perché lui è Dio, Gesù è Dio. E tu trarrai fuori, a proposito di quelli che dicono che la figura di Gesù non si trova nell'Antico Testamento, abbiamo fatto dei video dedicati, l'angelo del Signore è Gesù. Avanti che Abramo fosse, io sono. E lui vide il mio giorno, disse Gesù. Gesù si trova nell'Antico Testamento dalla prima parola all'ultima parola. E Mosè disse a Dio: ma chi sono io che vada a Faraone e tragga fuori di Egitto i figliuoli di Israele? Ecco qui quello che spesso sfugge. Quando noi leggiamo la parola del Signore, non è che la parola del Signore è stata scritta così, no? Per esempio, noi leggiamo nel Nuovo Testamento, no? Quando voi sarete perseguitati, no? Rallegratevi. Ok. Allora io leggo. Quando io sarò perseguitato, mi devo rallegrare. Sì, però sai, Signore, ma io sono un uomo. Come posso rallegrarmi? Come puoi? Scusa, non ho capito. Oh, aspetta, Signore, mo tu non hai capito, mo io te lo spiego. Io sono un uomo, come posso rallegrarmi? No, tu pensa a parlare così al Signore. Allora, quando noi leggiamo la parola del Signore, il primo insegnamento è che la parola del Signore è un comandamento. E questo vale per tutti. Quindi, quando il Signore ci dice, quando sarete perseguitati, ti devi rallegrare, non è se, no, no, punto. Ti devi rallegrare, è un comandamento.
Quindi io ne prendo atto, se Signore, ok, non ce la faccio, Signore, vedi, io non ce la faccio, ma combatto, combatto, combatto. Aiutami, Signore, a passare questa mia natura. Signore, aiutami perché non ce la faccio. Signore, però sai, non, allora, la parola del Signore sono tutti comandamenti. Quando il Signore parla, il Signore comanda. Punto. Da qui non se... Allora, noi, la prima cosa che si deve comprendere è che, diciamo, gli anziani devono trasmettere ai nuovi arrivati è che quando si entra a contatto con la parola del Signore, si entra a contatto con dei comandamenti. Fine. Qualunque parola del Signore è un comandamento. Perché? Intanto è il Signore, si chiama il Signore. E poi il Signore è la via, la vita e la verità. E tutto ciò che il Signore dice è per giungere alla verità, camminare per questa via, via, vita e verità. Quindi tutto scaturisce nella vita. I comandamenti del Signore sono la nostra vita, la nostra gioia. E quando veniamo meno, quando sbagliamo e quando pecchiamo, chiediamo perdono al Signore, dirà Giovanni nella sua prima epistola, perché avvocato abbiamo presso il Signore. Nessuno è infallibile, ci mancherebbe. Però il cristiano si contraddistingue che quando pecca o quando sbaglia chiede perdono. Signore, perdonaci, perché vero è altresì che Dio è molto paziente. Amen. Anche se Dio verga anche quelli che ama. Mosè disse a Dio: che sono io che io vada a Faraone e tragga fuori di Egitto i figli di Israele? Ma infatti non sei tu. E Dio gli disse: va, perché io sono teco. Cioè non sei tu. Va. Quindi noi vediamo che Mosè subito rigetta l'ordine di Dio. Ha capito che è Dio. Ha capito, si è tolto le scarpe, ascolta la parola di Dio. Lui capisce, perché Mosè capisce, gloria a Dio, come tutti capiscono, e non che se fanno l'ignorri, e dice in poche parole, in modo politico, elegante, no? Dice no. E il Signore dice, come no? Che, ma mica io tocchi... Cioè, il Signore, quando dice una cosa, non è che dice, te va... No, questo è. Allora, forse non mi sono. Vai, perché io sarò teco, e questo ti sarà per segno, e gli dà alcuni segni. Quando tu avrai tratto fuori di Egitto il popolo, voi servirete a Dio sopra questo monte. Ecco qui, noi serviamo il Signore, non che io ordino, io decreto, io faccio. E Mosè disse a Dio, ecco, quando io sarò venuto ai figlioli di Israele e avrò loro detto, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, se mi dicono qual è il suo nome, che dirò loro? Qui c'è un insegnamento incredibile che io ho già fatto, non lo farò. Il nome generico Dio nell'Antico Testamento non esiste, come contestano gli ufologi alla Mauro Bellino, e non può esistere e non deve esistere per mille motivi, perché nella parola di Dio ci sono solo nomi, perché ogni nome rappresenta determinate caratteristiche. Quindi loro avevano il nome generico di Dio, che era El, che lo prendono da Canaan, ma a questo nome generico di Dio, El, gli danno un significato. Perché per l'ebreo dell'Antico Testamento è inconcepibile avere un nome generico di Dio. No, Dio è una persona con delle caratteristiche, con delle peculiarità. Amen. Cuore fervente. Dice, battezzare nel nome della Trinità è un comandamento, così sia. Amen. E il Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Ecco qui, che comunque non gli dà un nome. Perché Yahweh non è un nome. Yahweh non è un nome. Beh, allora, così dirai ai figliuoli di Israele,
colui che si chiama Io Sono, ed è, viene da una radice, potrebbe venire la, la cosa più gettonata dalla radice ebraica Chaya, che significa essere e stare nello stesso tempo. Allora, ok, perfetto. Ho messo qualcuno in, come dire, l'ho un attimino buttato fuori, perché io non è che posso stare a perdere tempo a chi non è d'accordo. Allora, il Dio disse ancora a Mosè, così dirai ai figli di Israele. Il Dio dei padri vostri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quindi Dio è Dio dei viventi, mi ha mandato a voi. Quindi, attenzione, noi seguiamo l'Iddio della parola di Dio, non seguiamo l'Iddio che non è della parola di Dio. Lui disse, io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Quindi noi seguiamo l'Iddio della parola di Dio. Qualsiasi altro Dio, l'Iddio che si trova nei libri gnostici, l'Iddio che si trova nei libri del Vatte la Pesca, noi quell'Iddio non lo seguiamo. Noi seguiamo solo l'Iddio della parola di Dio. Tutto ciò che si trova scritto in questo meraviglioso libro è verità. Tutto quello che viene oltre questa parola di Dio non lo accettiamo, e chiunque parla deve essere ascoltato e giudicato. Ovvero tu ascolti il predicatore, l'insegnante, il credente di turno con la Bibbia in mano e controlli se e giudichi, come è scritto in 1 Corinti 14, 29, giudichi se quello che il predicatore dice è conforme a quello che è scritto e se non è conforme sia anatema. Quindi voi dovete giudicare quello che io dico con la Bibbia, non con il mio cuore, con no, con la Bibbia. Amen. E avete bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E lui diceva, radunati agli anziani, di loro il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, mi è apparito dicendo, certamente io vi ho visitati e ho veduto ciò che si fa in Egitto. Allo stesso modo, oggigiorno, tutti i credenti diciamo, il Signore mi è apparito, cioè sono nato di nuovo. Ho ricevuto lo Spirito di Dio che tutti i nati di nuovo hanno. E poi siamo chiamati a ricercare anche il battesimo dello Spirito Santo. E quindi in virtù di questa apparizione, di questa nuova nascita, noi andiamo ovunque, sia alla Chiesa in primis e a chi ci vuole ascoltare, e parliamo di questo grande Dio. E ho detto, io vi trarrò fuori dall'afflizione d'Egitto, vi condurrò nel paese dei Cananei, degli Itei, degli Amorrei, dei Feresei, degli Ivei, dei Jebusei. Quindi toglie tutto il male dalla terra di Canaan per mettere il suo popolo, quindi per mettere la parola di Dio, quindi per mettere la presenza di Dio, quindi per mettere la vita. Perché prima si trovava la morte. Questo un domani si ingrandirà tutta la terra, tutte le nazioni saranno spazzate, tutte le tribù della terra, tutte saranno spazzate via, perché hanno preferito le tenebre alla luce, dirà Giovanni, dal verso 3, dal 17 e 18 in poi, hanno preferito le tenebre. Quindi spazzerà tutto e poi metterà la sua parola. Essi ubbidiranno alla tua voce, quindi lui gli dice nel verso 18, stai tranquillo perché loro ubbidiranno alla tua voce. Vai tranquillo, vai. Uno, perché ti mando io. Due, perché è la mia volontà. E comunque resta sereno, resta tranquillo. Perché ti ubbidiranno? Loro ti ubbidiranno. Glielo dice nero su bianco, glielo sta dicendo il creatore del cielo e della terra. Quindi ubbidiranno alla tua voce. E tu e gli anziani di Israele entrerai dal re d'Egitto e voi gli direte, il Signore Dio degli ebrei ci ha incontrati. Lascia dunque ora che andiamo tre giornate, eccetera, eccetera, eccetera.
e poi dirà, vabbè, ci fa tutta quanta la promessa, eccetera, eccetera, eccetera. E gli fa la profezia, tutta qua. Poi arriviamo al verso, teniamo in mente il verso 18, dove dice, stai tranquillo, perché loro ubbidiranno alla tua voce. Poi andiamo in Esodo 4, e Mosè rispose al Signore, ma ecco, essi non mi crederanno, non ubbidiranno alla mia voce. Ma come, ti ha appena detto il Signore che ubbidiranno alla tua voce? E tu qui dici, no Signore, vedi, tu stai sbagliando. Cioè Mosè gli ha detto al Signore, tu stai sbagliando. Allora, e poi giustifica, giustamente, perché l'uomo, alle volte, nella propria follia, deve spiegare le cose al Signore, giusto, no? Perché l'uomo folle, l'uomo, la follia che si trova nell'uomo, ok, può dire, ma sai, il Signore non... Allora. Ok. Perfetto. Allora. Deve spiegare le cose al Signore. Il Signore che è paziente fino alla millesima generazione dirà che cosa è questa cosa che tu hai in mano e gli dà le, come dire, tutti quanti i tre segni che poi farà, no? La mano in seno che diventerà lebbra, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine di tutto, l'acqua che diventa sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Mosè alla fine proprio risponde, proprio nettamente, ai Signore, io non sono mai per addietro stato un uomo ben parlante, non neppur da che tu parlasti. No? Allora. E gli dà delle altre scuse. E gli dice, Signore, sai che c'è? Ma io non so parlare. Allora il Signore continua a essere paziente e gli dice, va bene, senti, ti metto a fianco Aronne, tuo fratello, eccetera, eccetera, eccetera. Allora. E poi dirà, appunto, io ho già parlato a Aronne più avanti, perché Dio parla tutto. Allora Mosè alla fine dice proprio, ai Signore, sai che c'è? Manda a far questo per colui il quale tu hai mandare, come dire, Signore, no. E allora l'ira del Signore si accese contro a Mosè. Come dire, fino qui arriva la mia pazienza. Allora, che grande lezione che il Signore ci dà a tutti quanti. Tutti noi, possiamo avere un approccio con la parola di Dio di questo genere. O siamo troppo faciloni. Ah, io qua, io su, io sono apostolo, io qua, io decreto, io ordino, io... che proprio si esce fuori proprio da tutto e da tutti, ma non è di questo che vogliamo parlare nel presente video, oppure rivolgendoci invece alla Chiesa vera, quella di sana dottrina, alle volte non ci rendiamo conto della nostra posizione, che noi siamo le creature e che Dio è il creatore e che noi non saremo mai creatore, anche se la scrittura ci dice che saremo simili a lui, simili sì, ma non identici, cioè noi non saremo mai creatore, mai. Noi siamo creature, il creatore è solo uno, Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Allora, vogliamo passare, io la sto facendo un po' lunga,
peccato? Vabbè. Vogliamo passare a esaminare alcuni passi. Galati 1.6 dice: io mi meraviglio che sii tosto da Cristo che vi ha chiamati. Cristo ci ha chiamati, noi siamo stati chiamati in virtù del fatto che il Padre ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, Gesù il Cristo. Lui è vissuto, è morto, è risorto in virtù di tutto questo. Lui ci ha chiamati a che cosa? Alla grazia, e ci ha trasportati al suo Vangelo. Ora, i Galati erano stati trasportati dalle proprie concupiscenze a un altro Vangelo. Quindi quando Dio a noi ci chiama, non è che ci dice: sai, tu sei stato chiamato, no, a questo Vangelo, sì, però stai tranquillo che quando ti stancherai puoi passare a un altro Vangelo. Ti puoi mettere a predicare altre cose, a insegnare altre cose, a fare altre cose, a seguire altre cose. No. Anzi, dirà poi nel verso 8, se persino un angelo del cielo ti apparisse e ti portasse un Vangelo diverso, sia anatema, separato da Dio, sia sotto maledizione. Attenzione! Questo è molto importante. Quindi quando il Signore ci chiama alla verità e ci chiama a perseverare in questa verità sino alla fine, affinché il nostro nome non venga cancellato dal suo libro, come scritto in Apocalisse, perché il nostro nome può essere cancellato dal libro della vita, che è Cristo stesso, la via, la vita e la verità. E questo vale fin dai primi rudimenti della fede, dell'essere salvati, del credere in Cristo, nel vivere in Cristo, nel camminare in Cristo. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo e questo è l'insegnamento biblico, l'insegnamento vero, promosso dalla parola di Dio, promosso dalla verità, alla quale noi dobbiamo stare ben saldi, ben attaccati. Hai chi si scosta da questa verità per perseguire altre verità. Hai di coloro che nel nome no, ma se non vuoi, poi arriveremo pure ai ministeri. Ma si parte dalla base, dal più elementare, dal più basso, dalla chiamata di tutti i credenti che ricevono, e in questa chiamata, ordine di Dio, stiamo saldi. Tanto più che eravamo in Egitto, soggiogati dalle concupiscenze, dai demoni, eravamo oppressati da queste entità, e Dio ci ha liberati, perché tutti i nati di nuovo sono stati liberati dai demoni, i quali non hanno più nessun potere in noi, cioè siamo tentati, ma non posseduti. Attenzione, veniamo spinti, veniamo tentati, mai posseduti. Attenzione, a meno che non pecchi. Ah, se pecchi, apri portali. Se vivi il peccato, quella è un'altra storia. Ma se fai un peccato, cadi, ti penti, chiedi perdono, amen, il Signore ti perdona e continui a essere libero. Poi magari arriva pure la verga di Dio, la disciplina di Dio. Amen. Prima Tessalonicesi, dice che Dio non ci ha chiamati a immondizia, ma ci ha chiamati a santificazione. Occhio a confondere la moralità con la santificazione. Mi spiego. Ovviamente la moralità entra nella santificazione, ma la moralità è solo un aspetto della santificazione. Insieme alla moralità ci sono mille altri aspetti. Cioè io posso essere l'uomo più morale del mondo ed essere anche un satanista. Quello che i predicatori della strada non vedono e promuovono David Howard. Vi voglio insegnare, chi non lo sa,
che molti movimenti promuovono una rigidissima moralità, vedi i giudei cabalistici. Il giudaismo posa su una moralità incontestabile, ineccepibile, non gli si può dire niente. La stessa massoneria, come poi non tutti li mettono ad effetto, ma molti massoni sì, promuove una moralità fantastica. Castità, moralità, fedeltà alla propria famiglia, gentilezza. Che moralità! Ma sono sempre satanisti e promuovono culti satanici. David Howard, che è un massone, un satanista e un cabalista, lo vedo dai frutti, lui predica questa moralità. Certo, la predica. Poi se la vive o se non la vive io non lo so, ma anche se la vivesse, non è che questo fa di lui un santo uomo di Dio, perché la santità è tutt'altra cosa. La santità vive sì la moralità, ma insieme alla moralità vive mille altre cose, una su tutte: credere all'Evangelo, vivere l'Evangelo, predicare l'Evangelo, non mentire, perché mentire equivale a odiare, come fa David Howard, che mente, dice di essere tutti e due i testimoni dell'Apocalisse, dice di essere Elia, dice di essere l'incarnazione di Elia, e così via. Quindi queste persone che non vedono queste cose, che seguono David Howard e tanti altri, sono state sedotte, come è stato profetizzato, che se fosse stato possibile, questo è scritto in Matteo 24, sarebbero stati sedotti anche i credenti. Molti credenti, purtroppo, oggi vengono sedotti. È molto triste. Attenzione! Attenzione a confondere la moralità con la santificazione. La moralità è solo uno dei tanti aspetti della santificazione. Mentre invece molta di questa gente non promuove la santificazione, promuove solo un aspetto della santificazione, che è la moralità che esiste, volendo far passare quello che loro fanno per verità, che non è verità, utilizzando questa facciata della moralità. Ma predica la santificazione? No, predica la moralità, che è un aspetto della santificazione. Ma poi ti promuovono dottrine di demoni. Buddisti, induisti, sono morali, molto morali. Addirittura alcuni neanche si sposano. Non che sia immorale sposarsi, attenzione, però per dire. Quindi facciamo molta attenzione, perché i marchingegni del Satanasso sono molto sottili. Quindi noi, che abbiamo un ruolo di responsabilità, secondo il nostro piccolo, nella Chiesa di insegnamento, occhio a quello che insegniamo e occhio a insegnare rettamente e a aprire gli occhi al popolo con la parola di Dio, che è l'unico collirio che esiste al mondo perché il credente possa vedere. Ecco, mettiamolo anche qua. Allora, moralità verso santità. Ok, vedete, mi è venuto in mente un'altra cosa. Spero si sia capito bene. Fatemi capire se sono riuscito a spiegarmi, ok? Perché io poi alle volte penso una cosa, magari penso un passo e ne dico un altro. Voi lo sapete che io ho questa cosa qua. Quindi Dio ci ha chiamati non a immondizia. Predicare un altro Vangelo è immondizia, mentire è immondizia, ingannare il popolo è immondizia. Attenzione! Allora, poi, seconda Timoteo, vedete com'è bella la parola di Dio, com'è meravigliosa, com'è piena di luce, com'è piena di verità. Scusate, ho sbagliato. Il quale ci ha salvati, ci ha chiamati per santa vocazione,
non secondo le nostre opere, secondo il proponimento, secondo la grazia la quale ci è stata data in Cristo Gesù avanti i tempi, in virtù anche della sua preconoscenza, Dio ha stabilito che nascesse una Chiesa. Amen. E ci ha chiamati a santa vocazione. Ora, siccome Dio mi ha chiamato, se io dicessi, beh, adesso io, sai, tu mi hai chiamato, mo basta, mo fino qua arrivo, mo arrivederci, grazie. Oppure no, Signore, non accetto. Come sarebbe a dire? Ma che cosa stai dicendo? Poi, Prima Pietro 1,15 dice, anzi, siccome colui che vi ha chiamati è santo, voi altresì siate santi in tutta la vostra condotta. Quindi noi siamo stati chiamati alla santità di Dio, che viene descritta non con quattro cose, la santità di Dio viene descritta dalla Genesi all'Apocalisse. Non si tratta solamente di quello che è scritto solo in Galati nel capitolo 5. Anche quello fa parte della santità di Dio. Ma non è solo quello, è tutto quello che va dalla Genesi all'Apocalisse. La santità di Dio è camminare in questo Vangelo, in tutto questo Vangelo, tutto, e non solo alcune cose sì e altre cose no. Sì, ok, io sono morale, amen. La moralità è una parte della santità, però poi mi metto a predicare le mie idee. Ah, e tu saresti un santo di Dio, tu sei una capra gnostica, che togli Dio e metti il tuo io, e quindi sei uno gnostico. No, ma sai, io battezzo nel nome del Padre battezzi, e tu saresti un santo di Dio, e battezzi nel nome del Padre. Ma sai, non c'è Trinità. E tu saresti un santo. Tu sei una capra gnostica, tu sei un indemoniato. Scusate il mio parlare duro, ma modificare il Vangelo di Gesù Cristo e pretendere di essere un santo perché morale? No, tu nessuno discute la tua moralità, se è vero che la vivi. Nessuno la discute, ma che tu sei un santo, quello sì lo discutiamo, perché i santi sono tutt'altra cosa, amico mio. Tu stai confondendo, oggigiorno gli uomini si stanno confondendo e confondono la moralità con la santità. E ripeto, per l'ennesima volta, perché poi mi mettono parole in bocca che io non ho mai detto, la moralità esiste ed è un aspetto della santità, ma non annulla tutto il resto che comporta l'essere santi. Spero di riuscire a spiegarmi, perché certe persone proprio non vogliono comprendere. Quindi, se dicessimo, allora, vabbè, andiamo avanti. Prima Pietro 2,9 dice, ma voi siete la generazione eletta, siamo il real sacerdozio, siamo gente santa, siamo un popolo acquisito. Perché? Perché siamo gente santa? Cosa vuol dire essere santo? A ciò che predichiate le virtù? Come si fa a predicare qualcosa che non si vive? Quindi, a ciò che viviamo, quello che abbiamo ricevuto, e le possiamo predicare. Le possiamo annunciare. Chi ha il ministerio, con ministerio. Chi non ha il ministerio, non ti improvvisare. Attenzione, ma non per questo. Non annunciamo secondo il proprio piccolo. Ci sono persone che non hanno un ministerio, ma essendo nati di nuovo, hanno lo Spirito Santo, sanno riconoscere chi ha il ministerio e magari prendono i video di Alessio Evangelisti, i video di qualcun altro e li postano, e gloria a Dio. Anche questo è un qualcosa che viene dal Signore. Ed è scritto che chi avrà dato un bicchiere d'acqua a qualcuno nel suo nome non perderà appunto il suo premio. Quindi noi, questa fa parte della santità. Oppure chi avverte il popolo di determinati pericoli. Certo,
Questo ci procurerà problemi e persecuzioni. Amen. Dio, ciascuno di noi, lo chiama a svolgere determinate attività. Io quando sono entrato nella chiesa, io la prima ho fatto diverse cose subito, tra cui mi sono subito dato, io voglio pulire io la chiesa. Io ho pulito la chiesa, tutto, i bagni, per 14 anni, per 15 anni. Poi alla fine, quando diventai, appunto, che dissero che volevano a me là davanti a presiedere, dopo un po', proseguì un altro po', e poi mi hanno detto, continuavo a pulire la chiesa, senza, anzi, onoratissimo. Alla fine mi hanno detto, ci hai stufato. Come dice, basta, mo adesso ci pensiamo noi. Si erano stufati. Vabbè. Benissimo, gloria a Dio. Mi mettevo alla porta, mi mettevo a... Quando veniva una persona nuova, gli andavo incontro. Salve, buongiorno, benvenuto, prego, si accomodi, c'è posto qua, c'è posto là, venga, c'è molta folla, le trovo un posto, prego, mi segua. No? Insomma, dai il benvenuto a quelli nuovi che vengono, se no uno entra per la prima volta dentro una chiesa evangelica, oddio, dove sto? Nessuno te se fila. Ce deve essere qualcuno, no? Tu magari te trovi uno che sta lì per caso, non si sa che problemi c'ha nello spirito, con un muso lungo così, e quello, oddio, ma chi è? No, invece no. Gloria a Dio, che è sta, quando stai in una comunità che viene uno nuovo, fai un bel sorriso. Non un sorriso stupido, sciocco, un sorriso intelligente, salve, benvenuto, basta. Poi ci sarà qualcuno che ha questa cosa qua e poi verrà il pastore o gli anziani se vuole parlare con qualcuno, gloria a Dio. Insomma, da fare nella comunità ce n'è tanta, se tu ti predisponi, poi il Signore aggiunge cose nuove. Ma se tu fuggi sempre, come voleva fare Mosè, poi perderai pure quel poco che hai, perché questo è scritto. Poi alla fine perdi pure quello che hai. Attenzione a giocare con il Signore. No, con la parola di Dio non si gioca. Ecco perché hai di quelli che si improvvisano a far cose che non devono fare. Ora, Luca 2:21, poiché questo siete stati chiamati, perciò che Cristo è patito anche per noi, lasciando un esempio a ciò che voi seguitate le sue pedate. Certo, ognuno di noi è stato chiamato intanto alla salvezza. Questo ci comporta essere stati chiamati a seguire la sua via, e poi ognuno di noi, il Signore, non il predicatore di turno, il pastore di turno, chi te pare, il Signore affida determinati compiti, missioni, talenti. A proposito dei talenti, alcuni dicono io ho il ministero della musica. Non essere ignorante. Suonare nella chiesa non è un ministero. I ministeri sono 5. E allora che cos'è suonare? Si chiamano talenti. Apri la mente. I ministeri sono stati racchiusi in 5 grazia. E oltre quelli non si va. E hanno tutti e 5 a che fare con la parola, con la predicazione. Oltre a quelli ci sono 9 doni, i doni sono un'altra cosa ancora, e oltre a questi ci sono altre cose che Dio dà e si chiamano talenti. Nella parola di Dio c'è tutto. Impariamo a distinguere le cose, non ci montiamo la testa. Ministeri, doni, talenti, 3 in onore della Trinità. Sei un musicista? Gloria a Dio per il tuo talento.
Sei un cantante? Gloria a Dio per il tuo talento. E così via discorrendo. Ognuno viene chiamato dallo Spirito Santo a svolgere un'attività ministeriale, doni, talenti, quello che te pare. Quando noi perseguiamo il cammino di Dio, dentro la via di Dio, che è Cristo Gesù, Isaia 35, abbiamo problemi, patire, perché il Satanasso non è che ci butta li coriandoli e li petali de rosa. Il Satanasso c'è da un sacco di botte, vedi Paolo le botte che ha preso. Oggi succede la stessa cosa. Tu inizi a perseguire Cristo, la sua parola, e il Satanasso te gonfia. Quindi, il Signore ci ha lasciato questo sommo esempio a ciò che noi possiamo perseguitarlo. Infatti, scritto è, dopo un po' che noi avremo sofferto, egli ci fortificherà. Prima di essere fortificati, dobbiamo passare per la prova, per il fuoco. È scritto che la fede del credente viene provata con il fuoco. Bene. Infatti, Luca 9.62 è scritto: Nessuno che mette mano all'aratro, l'aratro comincia con la nuova nascita, e poi c'è la chiamata, poi c'è chi ce l'ha, pensa poi chi ci ha avuto un ministero. E io questo l'ho dovuto imparare su di me, perché io ero uno come Mosè, ecco perché ve lo dico. Dice sì, perché ero ignorante, non capivo niente, ho avuto i miei momenti da capra. Ora ho capito quanto ho sbagliato, quanto ho peccato, quanto sono stato capra. Non si può fare. Anche io sono un uomo e ho dovuto imparare. Ecco perché oggi io tante cose ve le posso insegnare bene, perché purtroppo era meglio che non succedeva, ma l'ho dovuto sperimentare su di me. Invece no, poi la parola di Dio, lo Spirito Santo viene e ti dice: tu sei una capra. Non capisci niente, ora te lo insegno io che sono lo Spirito Santo, apri la Bibbia, leggi che ti apro la mente perché sei un caprone. Tutto sto tempo, ma che hai fatto? Signore, io... zittate. Sì, signore. Ma ha spiegato bene le cose, lui direttamente dice: guarda, hai visto quello che stavi a fare? Dove vuoi andare? Dove vai? Sono io che decido quando finisce una cosa. Se finisce, finisce. Ma non che tu decidi che poi vai, tagli cose. Dove vai? Ma che fai? Amen. Quindi io ve lo dico, ahimè, viva l'umanità. Nessuno messa mano all'aratro riguarda indietro. È atto al regno di Dio. Quindi uno che mette mano all'aratro prende, molla tutto, se ne va. Dove vai? Non lo puoi fare. Poi non puoi più tornare. Un conto è un pensiero. Un conto è che già è grave. Un conto è un pensiero, come mi è successo a me, il pensiero. Ma un conto poi è concretizzare il pensiero. Una volta concretizzato è un problema. Dio sia lodato che mi ha impedito di concretizzare il pensiero. Amen, perché sennò sarebbe stato un guaio atroce. Perché il pensiero si chiama tentazione. E la tentazione si concretizza in tutti, tutti. Quindi viene il pensiero, viene la tentazione e ti dice: Dio ti ha chiamato a questo, ma tu vattene. In fondo Dio metterà un altro. Questo è il pensiero, questa è la tentazione. Ci sta, ma noi però non dobbiamo permettere, come disse qualcuno, agli uccelli di fare il nido, perché non possiamo impedire agli uccelli di volare intorno la nostra testa, però dobbiamo impedire che poi facciano il nido nella nostra testa.
Ecco qui la differenza. Spero di essermi spiegato bene, spero di riuscire a spiegarmi bene. La sto facendo lunga. Allora, io vorrei concludere poi con Efesi capitolo 4, quando troviamo invece, siamo partiti dal credente che nasce di nuovo e che viene introdotto in questa via che è Cristo e che ha delle responsabilità e che deve camminare e che non si tratta se mi va, se non mi va, se voglio camminare, se non voglio camminare, no, perché io vado in Dio. No, una volta che si inizia, si entra nella via, si va avanti. E non esiste stare fermo, perché o si va avanti o si va indietro. Egli stesso ci ha dati gli uni apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, per il perfetto adunamento dei santi, perché per l'opera del ministero della edificazione, allora, del corpo di Cristo. Quindi i ministeri sono per l'edificazione del corpo di Cristo, non per la propria pompa magna, ministeri, doni, talenti, sono persone poi che vengono perseguitate, che soffrono per Cristo. Ora, tutto questo serve finché ci scontriamo tutti nell'unità della fede. Quindi i ministeri, in primis, vengono fatti perché possiamo scontrarci tutti quanti nell'unità della fede. Cioè io non posso credere, ah, io credo che c'è una Trinità. No, io credo che non c'è una Trinità. Io credo che il Signore vuole che si battezzi nel nome della Trinità. No, si può anche battezzare nel nome solo di Gesù. Io credo che il Signore battezza di Spirito Santo. No, non è detto, poi tutti sono battezzati, pure chi non parla lingue. Io credo che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, non passerà per la grande tribolazione, no, vedrai che le massate proprio, che ci moriremo tutti. No, no, l'unità della fede. Nel principio, nei primissimi giorni, e poi già pure lì sono sorte già, vedi Paolo che discuteva, che faceva le arringhe con i giudeico, eccetera, e anche con quelli dentro la Chiesa, vedi Galati, le prime divisioni, eccetera, eccetera, ma i primissimi avevano tutti uno stesso spirito, una unità di fede, cioè di credo. Ai, quando non c'è questo, c'è un problema della conoscenza del figliolo di Dio, quindi della sua parola, in un uomo compiuto alla misura della statura perfetta del corpo di Cristo, a ciò che non siamo più bambini, fiottando e trasportati da ogni vento di dottrina. Ai di quelli che vengono trasportati da ogni vento di dottrina, sentono lo gnostico e diventano gnostici, sentono ermassone e diventano massoni, sentono l'antitrinitario e diventano antitrinitari, sentono David Howard e diventano howardiani, perché sono bambini, perché non sono cresciuti, perché non hanno dato luogo allo Spirito Santo, perché non hanno vissuto, perché non vivono questa parola. Magari vivono una parte della parola, ma non vivono la santità di Dio, magari vivono la moralità. Amen, gloria a Dio per la moralità. Noi dobbiamo essere morali, ci mancherebbe altro. Un cristiano immorale non è un cristiano, ma non vanno oltre la moralità, la santità completa. Per la baratteria degli uomini, gli uomini fuori dalla Chiesa vogliono ingannarti, impara. Per la loro astuzia, sono astuti, attenzione a sottovalutare i nemici della parola di Dio. Ah, io adesso vado, affronto Tizio, affronto Caio, faccio arringa qua e là, andare, senza, pure se sei bravo, ma se Dio non ti manda, attenzione, perché prenderai gli schiaffi. È come quelli che vanno in giro a scacciare demoni. Tu non devi andare a scacciare demoni. E se ti capita che non puoi farne a meno, amen, se no non puoi andare salvo indicazioni dello Spirito Santo, salvo indicazioni dello Spirito Santo. Così come Paolo non faceva neanche guarigioni e prodigi senza l'indicazione dello Spirito Santo,
Paolo non guarì Timoteo. Gli disse: bevete il vino, stai male, bevete il vino. Perché? Perché lo Spirito Santo ha voluto così. Attenzione. Artificio, insidie dell'inganno. Allora. Ma che seguitano verità in carità, cresciamo in ogni cosa che è il capo. Noi dobbiamo crescere nella parola di Dio. Cioè in Cristo, attenzione, dal quale tutto il corpo ben composto, il corpo, se non è composto, unito nella sua parola, attenzione, insieme per tutte le giunture cui è fornito, abbiamo bisogno gli uni degli altri, in Cristo Gesù è il capo. E poi abbiamo bisogno di essere interconnessi, ci sono ministeri, chi ce l'ha? Doni, chi ce l'ha? Talenti, chi ce l'ha? E tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri per una corretta crescita, secondo la virtù che è nella misura di ciascun membro. Ogni membro ha una sua misura. Io sono, e Dio sa che è vero, io sono, sì, un insegnante, ma sono tra i più piccoli insegnanti sulla faccia della terra. Dio sa che non è falsa umiltà, perché io so di gente che ha una testa destaportata e mettono paura. Siccome ho girato un pochino il mondo, mi rendo conto che io sono tra gli ultimi. Ma non importa, non è questo, non dobbiamo cercare di essere più grande. Quindi ognuno di noi ha la sua misura. Ahi di quelli che si mettono a fare cose per le quali non sono stati chiamati, fanno guai. Io queste cose molti non le insegnano, e vedo giovani che si mettono a insegnare in ministeri, a fare cose che non devono fare. 6 anni di fede li fanno pastori, ragazzi, perché tagliano male la parola di Dio, chiamano Geremia, oppure che Timoteo era giovane. Timoteo intanto non era giovane nella fede, era un anziano nella fede, nella fede. E poi era giovane, non sappiamo quanti anni aveva. De certo non c'aveva 15 anni o 17 anni, come dicono in alcuni ambienti gnostici che tirano fuori i libri apocrifi. Non era un ragazzino, era giovane, certo, ma era anziano nella fede, non era novizio. Vedi Daniele Salamone, mo ve l'ho fatto il nome, che dice che Timoteo era giovane, novizio nella fede. Attenzione, ognuno di noi ha una misura, attieniti alla tua misura. Io non conosco il tuo compito, non so qual è il tuo compito, ma tu, se sei nato di nuovo, conosci il tuo compito. Non andare oltre al tuo compito. E anche noi, io ho ricevuto il compito di insegnare, io non posso mettermi a insegnare quello che Dio non mi ha detto di insegnare, perché andrò a portare un insegnamento sbagliato, perché il Dio mi ha inquadrato bene nel mio piccolo in un determinato insegnamento, non fuoriuscire da quello. Ci sono cose che tu non conosci perché io non te le ho date. Non ti mettere a insegnare le cose, le profondità delle tenebre, delle cose, delle guerre, queste cose qua particolari, perché io non te le ho date, tu non le conosci bene. Non lo fare, perché poi andrai a inventarti cose e porterai la gente in confusione. Ecco perché io mi attengo ben dritto alla Bibbia quando parlo di quei argomenti, non entro, perché non mi è stato dato, e non improvviso, perché vi porterei un cattivo insegnamento. Occhio ciascuno di noi, ciascun membro prende il suo accrescimento alla propria edificazione in carità, quindi in amore. Questo dico dunque, protesto nel Signore, che voi non camminiate più come camminano gli altri gentili per la vanità della loro mente. Attenzione alla vanità. Io sono bravo, io sono qui, io sono santo, tu devi fare quello che dico io, l'orecchino qua, la tintarella qua, il vata a pesca qua, e tutte ste stupidate, intenebrate nell'intelletto, alieni alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro, induramento del loro cuore, i quali essendo divenuti insensibili di ogni dolore quando peccano, volontariamente
si arriva a un punto che diventi insensibile. Si sono abbandonati alla dissoluzione, opere di immondizia, insaziabile cupidità, ma voi non avete imparato così da Cristo, seppur avete udito e siete stati da Lui ammaestrati, cioè dalla Sua parola e dal Suo Spirito, secondo la verità in Cristo Gesù, spogliate quant'è alla prima condotta, quella che viene dall'Egitto, l'uomo vecchio, il quale si corrompe nelle concupiscenze della seduzione. Essere rinnovati per lo spirito della vostra mente, essere vestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio, quindi secondo la parola di Dio, che è l'unico modello per il quale possiamo camminare. Attenzione, ora. Perciò, deposta la menzogna, parlate in verità col suo prossimo, perché noi siamo membra gli uni degli altri. Hai a mentire al prossimo, hai a portare un mangelo diverso, hai a dire la menzogna. Adiratevi? Benissimo, ci sta, ma non peccate. Gesù si adirava coi farisei tutti i giorni, ma non ha mai peccato. Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio, qui ci sarebbe un grandissimo insegnamento, ma vado a chiudere. Non date luogo al diavolo, chi rubava non rubi più, anzi piuttosto fatichi, lavorate, facendo qualche buona opera con le proprie mani a ciò che abbia di che far parte a chi ne ha bisogno. Chi può, faccia questo, cominciando prima dalla propria famiglia e poi dalla Chiesa. Se avanza, anche nel mondo. Certo, ovunque, chi può farlo, perché delle volte non ce la famo manco per noi, ma chi può farlo, gloria a Dio. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, amen, ma quando ce n'è una buona di edificazione, di incoraggiamento, incoraggiamo i piccoli nella fede, secondo il bisogno, amen, a ciò che conferisca grazia agli ascoltanti, non contristiate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia tolta via ogni amaritudine, ira, cruccio. Adirarsi è una cosa, l'ira è un'altra cosa. Cruccio, grido, maldicenza, malizia. Siate gli uni in verso gli altri benigni, sopportiamo i veri fratelli, perché tutti sbagliamo. Una parola stonata esce a tutti. Esce a tutti, e quando questo accade, che tuo fratello, tua sorella ha risposto così, gloria a Dio, porgi l'altra guancia. Oggi l'ha fatto lui, domani lo fai tu. Nessuno è, tutti sbagliamo. Quindi tra credenti ci si deve sopportare, perché tutti noi siamo uomini, umani, sbagliamo anche nel parlare, eccetera. Misericordiosi, perdonandovi gli uni gli altri, amen, siccome ancora e Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. Infatti, volevo concludere con questo, quando dice, Prima Pietro 5:10, che il Dio di ogni grazia ci ha chiamati per la sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avremo sofferto per un poco di tempo, vedete le sofferenze, Lui ci renderà compiuti e ci raffermerà, ci fortificherà, ci fonderà dove? Nella sua parola. E la sua parola è verità, e la verità è vita eterna. Basta. Fine. Potrei proseguire, ma basta. L'ho fatta lunga, mi è venuto fuori lungo, vabbè, pazienza, 1:24, abbiate pazienza, volevo farlo corto. Allora, per chi si è connesso dopo, all'inizio del video c'è il perché del candelabro, quindi, ok, vado a salutare tutti. Allora, quindi, Aurora, Fatiam, Enza Cielo, Maria, Mimma, Giovanni Michalissi, Enza Cielo, Dio vi benedica, anche a te e Gabriele, tuo marito, cuore fervente,
Amen, ho già risposto. Maria D'Ambrogio, pace. Maria Dorion, pace. Daniele Gerace, pace. Davide F, pace. Mimma Francesca, pace. Maria Ausilia Damo, pace. Era un po' che non ti vedevo. Dio ti benedica. Te, tuo marito e la tua famiglia. Monica, pace. Vediamo. Emanuele Ciapponi, pace. Allora. È uscito fuori lungo il video, mo mi dispiace, è un guaio il tempo. Nel cielo non c'è tempo. Amen, l'eternità, laddove il tempo non c'è. Ah, Cuore Fervente ha fatto un commento, hai capito? Ha fatto questo. Non ci posso credere, vabbè. Che amarezza. No, che là, se è vero, tanto si sa che ormai fanno tutto, eh. Poi Maria Mercuri, pace. Alessandra Laimo, pace. Io me pace, vuoi la mia mail, te la do io. casa-celeste@libero.it. Vediamo se ho scritto bene. Sì, ecco. Eccola qua, scoppio ritardato. casa-celeste@libero.it. Ok. Quindi detta voce non riesco a memorizzare. Sì, giusto. Te l'ho scritta. Io metterò, te l'ho scritta. Allora. Ok, eccola qua, è giusta, eh? L'ho scritta bene. Ok, niente, questo è stato il video, eh? Mo mi dispiace che è venuto fuori lungo. 1 ora e mezza, mamma mia, signore mio. Va bene, allora io chiudo, dai. Ho visto che domande non ce ne sono. Gloria a Dio, grazie per tutti gli interventi. Preghiamo gli uni gli altri. E riguardiamo in alto, stiamo vedendo come le profezie della Bibbia si stanno concretizzando. Prepariamoci per quel benedetto e santo giorno, quando la tromba suonerà. Signore vi benedica, grazie. Come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. Amen. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo video. Shalom.